Van Setien è una pittura all'acqua per interno con particolari effetti seta e con riflessi luminescenti in movimento di straordinaria bellezza. Il Van Setien è un prodotto di elevata qualità, in quanto è traspirante, resistente al lavaggio e non viene intaccato da cibo, vino, bevande varie, caffè, ed è resistente anche all'olio di oliva, purché si provveda a lavare la superficie entro 2 ore con acqua e sapone comune. Inoltre è anche sopraverniciabile con qualsiasi idropittura, senza dover rimuovere il prodotto. Il Van Setien si può applicare su svariati supporti, come muri in cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, previo adeguato trattamento. Per ottenere il perfetto risultato applicativo, il Van Setien deve essere usato secondo le norme di impiego consigliate. Si procede alla preparazione della stanza. Per ottenere i primi 60 colori riportati nel catalogo, è sufficiente mescolare accuratamente il Van Setien con la relativa quantità di pasta colorante denominata Colori, descritta sotto ogni pastiglia colore. Per i restanti 9 colori del catalogo, dal colore 501 al colore 509, il Van Setien viene fornito già colorato e richiede l'applicazione obbligatoria del primer 200. Agitare il colorì per 1 minuto. Tenendo il vasetto colorì verso l'alto, spostare il tappo lontano dal foro. Girare la rotellina dentata in senso orario, portando il pistoncino fino al punto zero per far uscire tutta l'aria. Versare la giusta quantità di colorante all'interno del Van Setien per ottenere il colore desiderato. Il Van Setien può essere applicato direttamente su supporti anche già pitturati con lavabili o simili, purché solidi, ben ancorati, lisci e sopraverniciabili con prodotti ad alto contenuto di resine. Applicare quindi 2 mani di Van Setien come fondo, intervallate da 2 ore a 20 gradi centigradi l'una dall'altra, con rullo di lana a pelo corto o a pennello o a spruzzo. Dopo circa 4 ore a 20 gradi centigradi dalla stesura della seconda mano come fondo, procedere con il ciclo applicativo del Van Setien finitura. Stendere il Van Setien dello stesso colore del fondo a pennello o a rullo di lana a pelo corto, lasciando sul supporto 1 millimetro circa di prodotto. Dopo aver applicato il Van Setien su una superficie di 2-3 metri quadrati a fasce irregolari alte circa 2-3 metri, quando il prodotto è ancora bagnato, rifinire utilizzando una delle tecniche di seguito riportate per ottenere l'effetto finale desiderato. Effetto seta spatolata. Con la spatola di plastica PV77, quando il Van Setien è ancora bagnato, effettuare spatolate incrociate in tutte le direzioni, aumentando sempre più la pressione tenendo la spatola schiacciata in modo da usare maggiormente la parte liscia rispetto a quella da taglio, fino ad ottenere l'effetto finale seta spatolata. Effetto seta d'oriente. Con la spatola PV84 esercitare una leggera pressione sul supporto decorato con Van Setien e procedere con continui movimenti rotatori e mai lineari fino ad ottenere l'effetto estetico seta d'oriente. Per la decorazione di angoli e zone difficili da raggiungere si può utilizzare la spatola PV85. Visione finale della stanza decorata ad effetto seta d'oriente. Effetto seta lamata. Sempre con la spatola PV84 leggermente schiacciata al supporto, applicare spatolate irregolari e più lunghe possibili dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto fino ad ottenere l'effetto finale seta lamata.
Per la decorazione di angoli e zone difficili da raggiungere si può utilizzare la spatola PB85. Effetto sita venata. Passare la spatola in gomma PV86 sul supporto, dall'inizio fino alla fine della parete o della zona da decorare con movimenti ondulatori, per ottenere l'effetto estetico riflettente sita venata. Effetto sita parato. Aggiungere al balsettin dello stesso colore precedentemente applicato il seto matte. Applicare a pennello o a rullo la miscela di balsettin e seto matte su un supporto liscio in plastica formato 25x25 cm circa. Intingere il tampone PV33 o PV34 nel balsettin con setomat precedentemente depositato sul supporto in plastica e procedere quindi con l'applicazione dello stesso sulla parete da decorare fino ad ottenere l'effetto estetico sita parato. Effetto seta fiorata. Aggiungere al balsettin dello stesso colore già applicato il seto matte. Come per l'effetto seta parato, è necessario stendere a pennello o a rullo la miscela di balsettin e seto matte su un supporto liscio in plastica, formato 25x25 cm circa. Intingere poi la spugna PV32 nel balsettin con setomat, precedentemente depositato sul supporto in plastica, e procedere quindi con l'applicazione dello stesso sulla superficie da decorare, fino ad ottenere l'effetto estetico seta fiorata. Effetto sita metallizzata. Si ottiene applicando due mani di balsettina a spruzzo con pressione 4-5 atmosfere ed ugello da 1,7-2 circa per ottenere l'effetto riflettente sita metallizzata. Tra la prima e la seconda mano di balsettina attendere circa 2 ore a 20 gradi centigradi. Ora vi mostreremo l'applicazione di stencil decorativi realizzati su un supporto semirigido riutilizzabile. Applicare allo stencil ad una distanza di 20-30 cm la colla spray temporanea Adipit 500. Per migliorare il fissaggio si può utilizzare, oltre alla colla Adipit 500, anche del nastro adesivo. Applicazione di un colore più scuro rispetto a quello utilizzato per la realizzazione della stanza. Segnare sulla parete con una matita i riferimenti per i successivi riposizionamenti dello stencil che, al lavoro ultimato, saranno rimossi con una gomma. Ora vi mostreremo la realizzazione dell'effetto ombra.
posizionare lo stencil leggermente spostato rispetto a quello già effettuato, circa 5 mm più in alto o in basso, e procedere quindi alla sua colorazione. In questo caso abbiamo utilizzato un colore molto chiaro. Visione finale della stanza decorata ad effetto seta d'oriente con stencil. Dopo il completo indurimento si ottiene una pellicola trasparente con buona resistenza agli urti e alla normale abrasione. Trascorsi 15 giorni dall'applicazione, il bassetin acquisisce le sue proprietà definitive, diventando traspirante, lavabile e sopraverniciabile con qualsiasi idropittura, senza dover rimuovere il bassetin. Gli attrezzi utilizzati per l'applicazione del bassetin vanno puliti con acqua e sapone.